principale di una classe, una rappresentanza di studenti, vuol dire che ce li piantiamo da noi. E io devo essere, come prima di tutto, devo essere, esprimere la mia soddisfazione, la mia contentezza per avervi qua tutti presenti oggi. Veramente è una bellissima giornata. L'unico neo, come dicevo prima, mancano gli studenti, ma noi siamo all'altezza della situazione. Continuiamo, come dire, nel nostro lavoro, e continuando facciamo questa piantumazione simbolica di macchia mediterranea plurirappresentata, come dicevamo poco fa con la professoressa, non solo alberi, ma anche e forse soprattutto arbusti e anche piante erbacee, se fosse necessario. E quindi basta con le chiacchiere. Al lavoro. Mettiamoci al lavoro. Daniele, Marco, Renato, simbolicamente, se qualcuno si vuole avvicinare e si vuole sporcare le mani. Questo è un leccio, sì. Io me le... Professoressa, forza! Io pure me lo... È bello sporcarsi le mani. Rosmarino, io scelgo la camera. No, prima bisogna mettere mettere un po' di torba. Aspetta, ancora torba. Non è sabbia. Ci mette quello tuo. Le foglie sono la sabbia. Uno lo piantiamo. Ancora. Giù. Io un po' di terra. Noi la mettiamo assieme. La dobbiamo portare in un'altra parte. Perché l'odore... Va bene così, con la zappa. Chi ce l'ha in mani libere? Qua io. La zappa ci mettiamo invece di farlo con le mani. Attenzione, c'è dare coppe nella testa a Daniele. Ecco, là c'è tutta la terra che è uscita dalla cosa. Tiratela. No, intanto è vicino da me. Svegliasse la sua pianta. No, è assieme. Insieme a di blesso. Deve essere il fatto del rosmarino. Noi abbiamo la palmanata. Voi avete, voi due ce li insieme. È grossa. La mettiamo dove? Reni, lì? Allora, questa è stata un bar. Vabbè. Qua, aspetta. No, ci vuole. La torba sotto gliel'hai messa? L'avete messa la torba sotto? La sprofino più profonda. Infatti l'ho tenuta ferma da sotto. Okay. Mettiamo il buco questo, Avvicino la torba prima. La torba. Dov'è la torba? Ci siamo? Pronto? Sì. Torbista. Questo diventerà una siepe. Sì, porta pure quella. Ma sono annerite, ma... Allora, perché è importante che gli esponenti istituzionali facciano questo gesto simbolico? E poi però non è solo simbolico. Consigliere. La difesa dell'ambiente, della ricca biodiversità che c'è in Sicilia, in questo posto bellissimo qual è il Bosco di Santo Pietro, non può avere colori politici, quindi ci deve vedere tutti dalla stessa parte, appunto in termini di difesa di questo patrimonio, ma anche di valorizzazione. E quindi la collaborazione è fondamentale per questo gesto, appunto, simbolico, a testimonianza proprio ad avvalorare quello che ha detto poc'anzi Enzo Di Stefano. La politica non può allontanare in questi momenti, anzi deve accomunare tutti verso un interesse comune, che è quello dell'ambiente e del territorio, devastato oggi grazie alle male azioni che l'uomo ha condotto in tutti questi anni. D'altra parte non è la prima volta che noi partecipiamo a iniziative comuni. Voglio ricordare la delibera che abbiamo approvato in Consiglio Comunale, per quanto abbiamo aderito all'Associazione dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea, quindi abbiamo condiviso la carta del
sì, della macchia mediterranea, quindi i valori che tutto questo esprime, e quindi ripeto, non ci può essere distinzione tra maggioranza e opposizione, tra schieramenti, assolutamente. Ma anzi, volendo la salvezza del pianeta, che non è una cosa astratta ma in concreto, significa partire dal territorio, da luoghi concreti come quello del Bosco di Santo Pietro, di questa importante area naturale protetta, deve vederci tutti dalla stessa parte. Quindi io sono contento e felice di essere con l'assessore ricambio, Francesco Caristia, ricambio, con il mio amico Francesco. Ricambio con vero affetto, Carlo. Grazie.